Ritrovati al TG Proposte. La Wills ha omaggiato Sandro Pertini e Bettino Craxi in un convegno atto a ricordare gli atti e i meriti dei due presidenti socialisti. Il servizio di Francesco Fario. Il 5 marzo la Wills, presso la sede della CiRA di Roma, ha organizzato un convegno dal titolo In ricordo di Bettino Craxi, atta a onorare la memoria dell'ex presidente del Consiglio che portò il PSE ai suoi massimi storici a livello elettorale. Il presidente Antonino Gasparo ha principiato il convegno ringraziando i presenti e omaggiando l'ex segretario socialista. Negli anni passati in qualche modo è stata oscurata, mentre invece non è così, perché Craxi diede nel suo governo ha raggiunto obiettivi di notevole importanza. Una mattinata che ha visto la partecipazione, oltre ad un vasto pubblico, anche di alcune importanti personalità che hanno collaborato, conosciuto o semplicemente ricordato la figura di Bettino Craxi. Tra queste Massimo Teodori, giornalista ed ex parlamentare del Partito Radicale, ed Ugo Entini, portavoce di Craxi e deputato dall'83 al 94, che ha ringraziato il presidente Gasparo per questa giornata commemorativa. Vedo tanti manifesti qua intorno, che ricordano tante cose e ringrazio Gasparo di averli conservati. Sei un grande amico e tieni veramente viva una fiamma di ricordo. Il convegno però è stato dedicato al ricordo e all'omaggio di un altro socialista, fonte di ispirazione della Wills, Sandro Pertini, che Luigi Rosafio, ex segretario del PSI di Genova ed Imperia, ha reso protagonista di un suo intervento. Una giornata dal puro spirito socialista, che attraverso filmati e manifesti ha voluto rendere omaggio ad un partito, alla sua storia e al confronto di due fra i più importanti suoi rappresentanti. Quasi la metà degli italiani non riesce a arrivare alla fine del mese. 7 su 10 hanno visto ridursi il potere d'acquisto e tagliano su tutto, dai regali ai viaggi. Il rapporto Eurispes mostra un mal d'Italia ancora grave e fortemente diffuso, effetto di una crisi economica e finanziaria che morde ormai da molti anni. Lo stivale purtroppo continua a essere zavorrato e il tanto atteso decollo dell'economia e degli occupati cozza contro un muro di scetticismo. Nell'annuale classifica della libertà di stampa l'Italia perde 24 posizioni e precipita al 73° posto. Lo comunica Reporters Senza Frontiere, che sanziona l'Italia, finita tra i paesi a rischio. La situazione è peggiore di quella di paesi africani o asiatici, per anni considerati fra i meno liberi. Al 73° posto arriva ex aequo anche in Nicaragua. Il motivo non risiede solo nelle violenze contro i cronisti. Nel rapporto si legge che le cause di diffamazione ingiustificate nei confronti dei giornalisti nei primi 10 mesi del 2014 sono state 129. Nell'intero anno solare precedente il numero era fermo 84 e questa è una forma di censura, a volte addirittura preventiva. Sono ripresi i murales realizzati dagli street artists nel quartiere di Roma Tormarancia. L'obiettivo di questi artisti è di realizzare un vero e proprio villaggio artistico. Lo vediamo nel servizio di Eleonora Coderoni. Non solo case popolari, ma un vero e proprio museo a cielo aperto. Si tratta di Big City Life Tormarancia, il più imponente progetto di riqualificazione urbana, sociale e culturale mai realizzato in Italia attraverso l'arte pubblica. Realizzato grazie all'associazione 999 Contemporary e finanziato da Fondazione Roma Arte Musei, il villaggio artistico è costituito da 20 opere uniche di arte urbana, realizzate da artisti di calibro internazionale. In occasione della giornata di presentazione al quartiere, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Francesca Mezzano, curatrice del progetto. Come nasce il progetto Big City Life? Il progetto Big City Life nasce innanzitutto un protocollo d'intesa che abbiamo fatto insieme all'ottavo municipio e all'Ater, perché noi avevamo lavorato sul territorio dell'ottavo municipio da più di 4 anni, attraverso la rigenerazione ambientale, la ricerca sulle arti pubbliche e sull'ultracontemporaneo, e ci interessava indagare ancora di più questo movimento nel quartiere di Tormarancia, perché è un quartiere molto importante per la città di Roma, un quartiere storico, e quindi volevamo fare un progetto che fosse un po' diverso dalle attività che avevamo sempre svolto, quindi un progetto più partecipato anche a livello sociale, quindi attraverso gli istituti scolastici, le persone, gli abitanti. Un esempio su tutti, l'opera dell'artista francese Philippe Baudeloc, dal titolo Costellazione dell'umanità. Ha partecipato ai lavori? Sì, come non l'ho seguiti sempre. Mi hanno detto che lei ha partecipato a uno dei progetti, quale?
Ho messo la mano mia. La mano rappresentata è la sua, quindi? Mia, sì. È di Pedriacci Elisabetta. E come sono stati con lei gli artisti? Bravissimi, bravissimi veramente. Cosa ne pensi di questo progetto artistico? Molto bene, ne sono entusiasta. Mi ha rallegrato tutto ciò. Ha partecipato in qualche modo? No, ho fatto giusto oggi qualche bignè per i ragazzi e basta. Non posso partecipare, non è che sono pittrice che ho partecipato. No, quello no. Ho partecipato a guardare. Grande soddisfazione da parte di tutti, istituzioni comprese. Non sono mancate però le critiche di chi lamenta le forti carenze alle infrastrutture gestite dall'ATER, lamentele che comunque non hanno spento l'entusiasmo dei più. Ha sentito qualcuno che ha fatto un po' di critiche? Che ne pensa? E ne penso male, perché per me è un fatto positivo il fatto questi murali su queste facciate. Ne penso male, perché la gente non capisce niente. Non lo so perché, non piacciono queste cose. Perché dicevano che c'era da fare più i cornicioni, ma quello è un'altra cosa. È l'ADER che ci deve pensare. Nel settimo municipio di Roma le aree cane abbondano, ma ci sono alcune zone del quartiere prive di tali spazi, che lasciano i padroni senza un posto sicuro. Cosa ne pensano i residenti? Avrebbero bisogno di un intervento da parte delle autorità? Per la rubrica Una voce dentro la città, al servizio di Francesco Fario. Portare il cane a spasso a Roma non è semplice in tutti i quartieri. Nel settimo municipio, infatti, nella zona prossima alle mura aureliane di Porta Metronia, l'assenza di uno spazio per i cani costringe i padroni ad improvvisarne alcuni dove poter far correre e socializzare i propri amici a quattro zampe. Nel quartiere esistono altri luoghi appositi, ma sono troppo lontani per i residenti e quelli che ci sono o sono igienicamente inappropriati o non sono sicuri. Gli abitanti della zona richiedono un intervento da parte delle autorità per la costruzione di un'area cani che possa conciliare le esigenze sia di chi possiede un animale, sia di chi non vuole che i cani occupino spazi che potrebbero essere invece utilizzati dai bambini. I cani serve perché qua in zona non c'è, o meglio sono delle aree cani tra virgolette rimediate, in recinti dove non dovrebbero esserci, e serve perché per maggiore sicurezza, cani che non possono attraversare e evitano pericoli per le persone e per la loro salute. Sarebbe utile sia per noi proprietari dei cani, perché avremmo un punto dove poter portare i cani e lasciarli giocare tranquilli, senza la possibilità di fare del male o dare fastidio alle altre persone che come noi non condividono questa passione degli animali. Poi è anche giusto dare a loro degli spazi dove possano giocare tranquillamente in libertà. In questo quartiere adesso i cani sono tanti e per evitare che sporchino in giro e che siano circoscritti in un posto dedicato a loro, sarebbe bene avere un'area cani. Come zona, qui intorno siamo pieni di aree verdi inutilizzate e secondo me basterebbe poco per allestirne una, mettendo soltanto una recinzione, magari mettendo un punto con un po' d'acqua, magari una fontanella, anche se ho molti dubbi rispetto a questo, perché stanno chiudendo tutte le fontanelle comunali che ci sono qui in giro. È tutto per questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le proposte sul nostro sito www.wiz.it oppure sul nostro canale YouTube. Per le vostre denunce potete scrivere a tutela dei cittadini @wiz.it. Per contattare la redazione comunicazione @wiz.it. Seguiteci anche sui nostri profili Facebook e Twitter. Arrivederci alla prossima settimana. Thank you.